Prendo il mio timer, metto 5 minuti e per 5 minuti io farò la progressione base, quella che ho per fa con la settima maggiore, sol settima, no? Che ha anche la tredicesima, sol minore settima. Do settima nona fa maggiore, ok? Farò un po' di giri così e adesso ho avviato il mio timer, vediamo cosa succede. 5 minuti. Questo è il pattern più basilare della bossa nova. Nel secondo giro sostituisco l'accordo di sol settima a quello con l'undicesima diesis, poi tutti gli altri uguali. Lo ripeto. Adesso rifaccio la prima versione, ma faccio un'altra forma di accordo minore. Aggiungo la nona e di conseguenza mi condiziona anche la scelta degli accordi dopo. Fa, sol settima, tredicesima, la nona. Questo è un Do settima bemolle 13 e questo è un Fa 7 nona, settima maggiore naturalmente. Di nuovo. Ok, ho fatto pressappoco tre modifiche, adesso li faccio un po' casualmente. Questa insieme all'altra. Ok, ho fatto un po' le versioni di cui ho parlato, no? Nella masterclass, la mia mappatura degli accordi è sempre Fa, Sol settima, Sol minore, Do, Fa, e ho cominciato a fare piccole modifiche negli accordi. Il mio Fa di conclusivo, quello di arrivo alla cadenza, è diventato un Fa con la nona. Il mio Sol, quello che ho in partenza era la viola tredicesima, poi alla undicesima diesis, il mio sol che era sempre un sol minore, a un certo punto è un sol minore con la nona aggiunta qua in alto, e questa nona mi suggerisce anche la forma successiva, che è questo Do 7 bemolle 13. Ecco qua il bemolle 13. Sono queste forme da gestire. Anche se sto muovendo l'armonia, sto studiando la stabilità ritmica. Se sto usando il metronomo, meglio ancora, no? Sto cercando di avere una continuità ritmica maggiore. Vediamo quanto tempo è passato. Sono passati con le chiacchiere tutto 4 minuti. 4 minuti, ok? Quindi io mi propongo di fare una piccola progressione e da questa piccola progressione di accordi io comincio a sostituire alcuni accordi.